Ciao bambini, bentornati sul canale. Allora, come state? Vi sono mancata questa settimana? Voi sì, tanto. E questa settimana ho pensato a un nuovo lavoretto. Settimana scorsa abbiamo letto le letterine e oggi invece ho pensato a un lavoretto. Finalmente anche per voi maschietti, perché oggi non le leggiamo le letterine, magari settimana prossima, però le ho lette e ci sono stati dei bambini, uno di sicuro, forse più di uno, comunque che mi hanno chiesto di fare qualcosa giustamente anche per i maschietti. Ma prima di passare al lavoretto che vi voglio far vedere, andremo ad utilizzare sempre le perline da stirare come qualche video fa. Invito le vostre mamme a cliccare sul tastino iscriviti, a lasciare un pollicione all'insù. Ma scusate, non ho messo. Oh, scusate, ma chi è? Aspettate. Non ho il numero in memoria. Chi è? Pronto? Pronto, Pica. Pica, ciao, ciao, Ciao. ciao, sono la Pica. Ciao. Senti, senti, Ciao Pica, non ma hai da fare, vero? Veramente sì. Come sì? Sto facendo Sei il video per i impegnata? bambini. No, 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 ma io sono più importante delle tue cose. Pica. Senti, Romiolina, Pica. su, mi senti? No, no, perché io non Oh. sento niente. Io parlo. Senti, senti, io volevo organizzare per il prossimo weekend di andare a roteare sulle pale dei mulini a vento in Olanda. Ma Pica, bisogna fare il tampone per uscire dall'Italia. Sì, lo so che bisogna fare il tampone per uscire dall'Italia. Ma io sono Pica e posso fare tutto. Quindi mi chiedevo se A volevi venire con roteare me. sulle Sì, pale del mulino? Ma roteare cosa sulle stai pale dei mulini dicendo? a vento. Sì. Praticamente ti legano alla pala e tu rotei, rotei, rotei e ci si diverte un sacco. La mia amica Gelsomina l'ha fatto ed è scesa dal Gelsomina? mulino con un Ma come? colorito verde Come lo fa? blu. Ma mi ha garantito che si è divertita tantissimo. Sì, perché poi le girava tutto e le sembrava di essere una trottola. Ed è persino finita nella vasca dei pesci. Sì, l'hanno ripescata con una canna da pesca. Sì, e niente, io volevo provare. Non bisogna aver paura, no, perché ti imbragano e comunque non c'è rischio, vai solo su e giù. L'unica cosa è che non devi aver fatto colazione, altrimenti sputi tutto a 6 km di distanza. Dai, fammi sapere, io non ho trovato nessuno che vuol venire con me e non ho capito come mai. Ma te lo so che sei molto spericolata e che ami divertirti. Dai, ti passo a prendere, l'imbragatura ce l'ho io. Ciao. Oh, ma com'è bello roteare sulle pale dei mulini. Romiolina, vieni con me, è divertente. Ciao Pica. È la mia amica Pica, ma non è molto a posto. Scusate, scusate bambini. Era una cosa non prevista, mi dispiace. Vabbè, le voglio bene, una mia amica. Però, vabbè. Comunque, torniamo al nostro lavoretto. Adesso giro la fotocamera, facciamo il nostro lavoretto insieme, sperando che vi possa piacere. Andremo a realizzare un portachiavi.
Eccoci qua, pronti a creare. Oggi, come vi ho anticipato, proviamo a fare insieme con le nostre perline da stirare, tutte colorate, un portachiavi che è anche adatto soprattutto ai maschietti, ma anche alle femminucce. Poi dopo proverò a lasciarvi in qualche modo o il link dello schema che andremo a realizzare, oppure comunque ve lo disegno e ve lo lascio sovraimpressione magari alla fine del video, così mamme poi con calma potete guardare bene quante perline mettiamo e realizzare con i vostri bambini con calma il progetto. Mi raccomando, bambini, a voi è concesso mettere le perline, ma dopo la fase di stiratura dovrà farla la mamma o il papà. Bene, allora partiamo. Ricordate come abbiamo fatto l'altra volta? Se non vi ricordate, non vi preoccupate perché c'è qua la robiolina per ricordarvelo. Andiamo a prendere, mamme, della carta da forno da mettere sopra alla nostra creazione. Poi mettiamo a scaldare il ferro da stiro a media temperatura. Mentre l'altra volta era importante lasciare i forellini, in questo caso non ci preoccupiamo di andare a scaldare troppo, perché tanto non ci serviranno. Dopo andremo a praticare un piccolo forellino per farlo diventare un portachiavi, ma dopo vi faccio vedere, mamme, e anche quell'operazione va fatta da un adulto e non dai bambini. Comunque adesso facciamo scaldare bene il nostro ferro. Ecco fatto, adesso il mio ferro da stiro è abbastanza caldo. Vedete come si vede? Si vede proprio come se si scurissero, si capisce quando è molto caldo e sta facendo effetto. Le nostre perline si stanno sciogliendo e quindi saldando una con l'altra. Ma sapete quante cose si possono fare con le nostre perline? È incredibile. Anche forme tridimensionali, eh? Magari un giorno, se volete, ve lo faccio vedere. Vedete, spariscono proprio i buchini. Sta diventando proprio una forma. Adesso aspettiamo proprio giusto un secondo che si raffreddi la carta da forno, perché se no mi brucio le zampine. Poi andiamo a girare e piano piano, guardate,
viene via da solo, però adesso dobbiamo fare anche dall'altra parte. Quindi vedete che è tutto bello saldato, eh? Mettiamo così e facciamo la stessa identica cosa. Ci mettiamo sopra di nuovo il foglio di carta da forno e ci passiamo il ferro anche dall'altra parte. Così assicuriamo bene la nostra creazione. Una volta che abbiamo passato per bene il nostro ferro, alziamo scotta, quindi state attenti. Ora ci vado a mettere su momentaneamente un peso, perché sennò con il calore la nostra creazione si imbarcherà, cioè si piegherà. Quindi metto su giusto qualche secondo, non è che dobbiamo stare molto. Un peso. Ecco, è più che sufficiente. È ancora calda, la lasciamo raffreddare un attimino, Bene, una volta che si è raffreddato il nostro musino di panda, allora sono due le cose: o lo scaldiamo poco in modo tale da lasciare i buchini aperti, se no, come nel mio caso che invece l'ho scaldato ma appositamente non volevo stavolta creare i buchini, vado con un punteruolo, mi raccomando fatelo fare alle mamme o ai papà. Questo, mamme, è un trapano a mano, serve solo per fare i fori nelle creazioni. Ecco, io ho fatto, vedete, questo forellino e adesso ci posso infilare tranquillamente o un anellino se ce l'ho, oppure io vi ho fatto vedere adesso un anellino, oppure vi voglio far vedere che è possibile anche infilarci semplicemente un cordoncino se non avete un anellino, perché magari non li trovate. Qua serve un po' più grande il foro. Ecco, una volta che abbiamo fatto entrare il nostro cordino, lo andiamo a tagliare. Poi prendiamo un moschettone, questi qui sono molto facili da trovare, basta andare nei negozi fai da te o anche nei negozi cinesi e si trovano. Facciamo un nodo, lo stringiamo bene, ho fatto. Adesso tagliamo il filo in eccedenza, dopo che l'abbiamo stretto bene, possiamo anche decidere di stringerlo fino a farlo arrivare alla fine del faccino. Io decido di tagliarlo qua. Uno. E due. Mamme, guardate adesso questo passaggio. Se avete anche voi il cordoncino, siccome il cordoncino tenderà a sfilacciarsi, prendete un accendino. Così, proprio un attimo e basta, e non si sfilaccerà più. Ecco qua il nostro portachiavi, oppure lo potete attaccare alla cartella, allo zainetto, è molto simpatico, vero? Ecco, io l'attaccherò al mio zainetto.
sì, anch'io uno zainetto. E basta, bambini e genitori. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Vi ricordo che dopo vi metterò alla fine del video lo schema per realizzare questo musino di panda e vi do appuntamento a lunedì prossimo. Ciao! Scrivetemi, bambini! Ciao!